l'ora di andare a letto, principessa. Mettiti la camicia da notte. Sì, tata Susina. Il vestito non c'è più, camicia ci sei tu. E adesso subito sotto le coperte. E poi una magica spazzolata ai capelli. Oh, la magia è così bella! Che cosa faremmo senza magia? Gli elfi non la possono usare. Gli elfi sono strani, perché a loro non piace nemmeno sentire parlare di magia. Magia, magia, magia. Domani sarà la giornata mia. Cosa succederà domani, vecchio saggio? Quando la luna diventa blu, la magia delle fate non funziona più. Non funziona più? Sì, per tutta la giornata, a partire dall'alba fino al tramonto. Domani sarà il giorno senza magia. Perché? Non lo sa nessuno il perché. Ogni volta che la luna diventa blu, la magia non funziona più. Le fate resteranno senza magia per tutta la giornata. È ora di alzarsi. La camicia non c'è più, vestito ci sei tu. Oh, la mia bacchetta non funziona. Papà, papà, la mia bacchetta non funziona. Già, nemmeno la mia. E nemmeno la mia. Bacchetta, bacchetta. Oh, la bacchetta non funziona più. E adesso come posso fare a vestirmi senza la magia? Dovremmo vestirci alla vecchia maniera, caro, e cioè usando le mani. Usando le mani? Ora prova a calmarti, tesoro. Penseremo a come risolvere il problema durante la colazione. D'accordo. Tata Susina, fa apparire la colazione. Immediatamente, vostra maestà. Sibidi sabidi sob. Oh, non posso. La mia bacchetta non funziona. Che cosa succede? Perché la magia non funziona? Buongiorno, vostre maestà. Buongiorno a te, tata. La principessa Holly vorrebbe mostrarvi i progressi che ha fatto con la magia. Ci tengo tanto. Con grande piacere, tesoro. Allora, adesso lancerà un incantesimo per voi. Non c'entra la gelatina magica, vero? No, no, niente gelatina magica. Sarete voi a scegliere. Ditemi, qual è la cosa che desiderate di più al mondo? Puoi fare apparire qualcosa di bello? D'accordo. Abracadabra, bobidibù. Oh, ma che cos'è? Sembra proprio essere una scatola di rutti, vostra maestà. Ah, è davvero disgustosa. Mi dispiace, papà. È arrivato il momento che Holly assista a delle vere lezioni di magia. Molto bene, vostra maestà, vado a prendere la bacchetta. No, tata Susina, intendevo delle vere lezioni in una vera scuola. In una scuola? Esatto, hai l'età giusta per andare alla scuola della signora Fico. La scuola di magia della signora Fico. Ci sono andata anch'io quando ero piccola. Sembra divertente, i miei amici possono venire con me. Oh, certamente, Violetta, Rosy, Fragolina e Fiore possono venire a scuola insieme a te. E può venire anche Ben. Oh, ricorda che lui è un elfo e agli elfi non piace affatto la magia. Credo che preferisca andare alla scuola degli elfi oggi. Felicissimo giorno senza magia! Cosa? Come? Non ricordate che ogni volta che la luna diventa blu, la magia non ci sarà più? Oh, sì, ha ragione lui! Sì, e vedo ancora che avete tutti addosso le vostre camicie da notte. Avete fatto colazione? No! Come avete notato, bambini, quando le fate rimangono senza magia, non sono in grado di fare niente. Sei venuto qui per prenderci in giro, vecchio saggio? Sì. Ho una gran voglia di trasformarti in un ranocchio. Non fare complimenti. Abracadabra. Come vi avevo spiegato, bambini, le loro bacchette magiche non funzionano oggi. Holly, vuoi che vi dia una mano? Oh, grazie, Ben. Possiamo aiutarvi tutti. Felice giorno senza magia. Ciao. Di solito agito la mia bacchetta e la vasca si riempie all'istante di acqua calda e di tante belle bollicine. Avete provato i rubinetti? Rubinetti? Oh, ecco quegli affari a cosa servono! Metti i piedi dentro le scarpe e ti sarai vestita senza magia! E con questa ti potrai spazzolare i capelli! È molto divertente! Come faccio a lavare i piatti senza la magia? Ti aiutiamo noi, tata. Oh, ti ringrazio. Gli elfi sono bravi a lavare. E noi siamo elfi. E con questo potete accendere la televisione.
Per la giornata di oggi nel piccolo regno il tempo sarà soleggiato ovunque. Oh, è facilissimo. E lo sciacquone funziona in questo modo. Molto ingegnoso. Buongiorno, bambini. Buongiorno, vecchio saggio elfo. La lezione di quest'oggi si intitola Perché noi elfi non utilizziamo la magia? Chi sa dirmi perché noi elfi non utilizziamo la magia? Perché siamo elfi. Sì, ben, ma chi sa trovarmi un altro motivo per cui non utilizziamo la magia? Perché siamo elfi. Sì, sì, questo lo so, ma c'è anche un altro motivo. E forse perché la magia crea sempre tanti problemi. Esatto, Jake. La magia è ricordata e crea sempre tanti problemi. Da questa parte, bambine. A proposito di problemi. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Oggi andiamo alla scuola di magia. Oh, possiamo andare alla scuola di magia anche noi, vecchio saggio? No. Ve lo proibisco. Oh, per favore, vecchio saggio. Per favore. Ma come volete. La lezione di quest'oggi sarà riuscire a capire come fa la magia a creare sempre tanti problemi. La scuola di magia aspetta solo noi. Ma la scuola di magia. Immagino che le pareti siano tinte di rosa e ricoperte di brillantini. Sembra davvero bellissima. È veramente strano, a quanto vedo la scala mobile non funziona. Esatto, vecchio saggio, non funziona niente. L'intera fabbrica degli elfi è completamente ferma. Ma la fabbrica degli elfi non ferma mai la produzione. Oh, mi sbagliavo invece. Non possiamo più costruire i giocattoli. È pazzesco, io non riesco a capire come mai si è bloccato tutto quanto. Secondo me è il caso che tu dia un'occhiata qui dentro. Come puoi vedere, a quanto pare il motore degli elfi è rotto. Ah, il motore degli elfi, ovviamente. Cosa facciamo ora? Ascolta, non è il caso di preoccuparsi. Non dovrei preoccuparmi, ma dobbiamo costruire dei giocattoli. Oh, non importa, potete prendervi un giorno libero. Un giorno libero? Esatto, in onore del giorno senza magia, prendiamoci tutti quanti una vacanza. Non c'è tempo per prendersi una vacanza, dobbiamo evadere un ordine di giocattoli per un cliente importante. Quel cliente dovrà aspettare. Sarà meglio che glielo dica tu. Pronto? Buongiorno, parla Babbo Natale. Oh, buongiorno, signor Natale. Ah, vecchio saggio elfo. Come procede la produzione di giocattoli? Mi servono oggi? Certo, signor Natale. Non c'è nessun problema. Come possiamo fare per riuscire a finire in tempo quei giocattoli? Ci basterà riparare il motore degli elfi. Ho paura che non sia una cosa fattibile. Perché non è fattibile? Gli elfi riparano qualunque cosa. E noi siamo elfi! Non riusciremo in alcun modo a far funzionare il motore degli elfi oggi. Forse il problema è che è solo finito il carburante. Sì, è proprio così. Allora basterà procurarsene dell'altro. Da cosa è alimentato? Dal vapore o dal gas? No, questo motore è alimentato da un carburante molto, molto pericoloso. Siamo arrivati. Questa è la scuola della signora Fico. Lo trovo un edificio molto interessante. Potrebbe essere stato costruito da un elfo. Sì, lo so, è piuttosto bruttino, non è vero? Invece è molto interessante. Allora, bambine e bambini, presto conoscerete la signora Fico. Lei mi ha insegnato tutto quello che so. Oh. Aveva un debole per me e io l'ho soprannominata signora Ficus. Buongiorno, bambini. Buongiorno, signora Ficus. Il mio nome è solo signora Fico. Buongiorno, signora Fico. Così va meglio. Salve, signora Ficus, si ricorda di me? Oh, ciao, tata Susina. Come potrei mai dimenticarmi di te? L'ho detto, ero la sua allieva migliore. In tutti i miei anni di insegnamento, cara, non ho mai avuto un'altra allieva come te. La ringrazio. Mi presento, sono il vecchio saggio elfo. Un elfo? Alla mia scuola di magia. Sì, siamo qui per vedere come la magia in fondo crei sempre guai. Non ci sono mai e poi mai dei guai alla scuola di magia della signora Fico. Allora, chi abbiamo qui? Io sono la principessa Holly. Principessa Holly, dimmi un po', che cosa sapete tu e i tuoi amici sulla magia? Oh, ho insegnato loro moltissime cose. Facciamo conto che non sappiate nulla. Dunque,
Qual è la regola più importante della magia che bisogna sempre seguire? Non utilizzare mai la magia. Esatto. Cosa? Ma così non è divertente. La magia non deve essere divertente. Mi piace un sacco questa lezione. La magia deve essere utilizzata sempre solo per motivi sensati e sempre solo da persone sensate. Tata Susina, fa apparire subito il pranzo. Purtroppo non posso, Vostra Maestà. È il giorno senza magia, ve lo ricordate? E allora che cosa mangeremo? Volete venire a pranzo al grande albero degli elfi? È carino da parte tua, Ben. Noi abbiamo moltissimo cibo. Sul serio? Allora accetteremo il tuo gentile invito. È tutto molto tranquillo. È permesso? Scusate, c'è nessuno? Ben! La scala mobile non funziona? Non lo so proprio. Vecchio saggio elfo, che cosa sta succedendo? A dire il vero, proprio niente. Ma non dovete costruire dei giocattoli? Sì, Ben. Abbiamo un grande ordine per Babbo Natale, ma non riusciremo mai ad evaderlo. Perché no? Perché il motore degli elfi oggi ha smesso di funzionare. Lo possiamo riparare. Gli elfi sono bravi a... No, no, no! Non può essere riparato! Il motore degli elfi ha finito il carburante. Oh, e da che cosa è alimentato questo motore? Non ve lo posso dire. Deve dirmelo, glielo ordino. Questo è un segreto. Vecchio saggio elfo... Da quale tipo di carburante è alimentato il motore? Oh, da... ma... mais? No, ma... ma... maionese? Ma... macedonia, forse? No, ma... dalla maggiorana? Magia! Oh, dalla magia! Ho sentito bene? Lei ha appena detto che il motore degli elfi è alimentato dalla magia? Sì. Ma tutti voi detestate la magia? Sì. Ha i suoi vantaggi, comunque. Non inquina per niente e non si esaurisce mai. A parte quest'oggi. Esatto. Perché quest'oggi è il giorno senza magia. Va bene, adesso comincia la lezione di magia. Urrà! Prima dobbiamo scaldarci un po'. Facciamoci una bella corsetta. No, non voglio correre. Tutti fuori! Hop, hop! Correte intorno alla scuola. Che cosa ha a che fare la corsa con la magia? Niente. Serve a formare il carattere. Il mio carattere è già formato, la ringrazio. Vi state divertendo? Sì! Stop! Correre non deve essere divertente. Vediamo, chi di voi vuole mostrarmi il suo incantesimo preferito? Io! Nessun altro? Io conosco l'incantesimo della crescita. Molto bene, allora mostraci pure il tuo incantesimo della crescita. D'accordo. Bibidi bobidi bu, cresci subito di più di più. Non a me! Sta diventando sempre più grande. Fermalo! Fermalo! Conosco questo incantesimo, ma non so come fermarlo. Bibidi bobidi bu, ferma, non crescere più. Senti, scusa, cara, chi ti ha insegnato l'incantesimo della crescita? Io! Avrei dovuto immaginarlo. Ha funzionato bene, è cresciuta tanto. Io conosco l'incantesimo per rimpicciolire le cose. Ferma, non farlo. Bibidi bobidi bu, diventa piccola di più di più. Oh no, la signora Fico continua a rimpicciolirsi. Sta diventando sempre più piccola e minuscola. Così non smetterà mai di rimpicciolirsi. Oh, è meglio che la faccia crescere. Con un incantesimo in rima la faccio tornare come prima. Come si sente adesso? Io sono parecchio, parecchio, parecchio arrabbiata. Non c'è un altro modo per far funzionare la fabbrica? Sì, c'è il generatore di emergenza. Certo, è ovvio. Abbiamo il generatore di emergenza. Ma quella è soltanto una ruota per criceti. Vi presento il nostro generatore di emergenza. Tutti gli elfi salgano sulla ruota. Alimenteremo la fabbrica correndoci dentro. Possiamo aiutarvi? Ottima idea, Holly! Ma scusate, Vostra Maestà, questo è un lavoro per elfi, non è di sicuro un lavoro per fate. La cosa migliore è unire le forze. Voi ci avete aiutati questa mattina e adesso possiamo aiutarvi noi. Uno per tutti e tutti per uno. Sì, immagino che abbia ragione.
Grazie a tutti, siete gentili. La fabbrica degli elfi sta funzionando di nuovo. Urrà! Speriamo di riuscire a farli tutti in tempo. Già, la giornata è quasi finita. Oh, la magia è ritornata e il motore degli elfi sta funzionando di nuovo. Potete scendere tutti dalla ruota. Ah, sono contento che il motore degli elfi funzioni di nuovo. Forse vuoi dire il tuo motore magico segreto. Adesso lo sappiamo tutti, anche gli elfi utilizzano la magia qualche volta. Ma perlomeno non ci serve addirittura per riuscire a vestirci. Non riderai tanto quando ti trasformerò in un ranocchio. Non quest'oggi, Tata Susina. Oggi è il giorno senza magia, non te lo ricordi? Vecchio saggio elfo, il giorno senza magia è appena finito. Eh? Oh. Abracadabra! Ah, ottimo, si può usare la magia. E la fabbrica degli elfi sta funzionando di nuovo. E il vecchio saggio elfo è un ranocchio. Tutto quanto è tornato alla normalità. Urrà! Quelli erano due incantesimi veramente stupidi. Qualcuno di voi conosce invece un incantesimo utile? Gelatina magica. Hai detto gelatina magica? Sì, è un incantesimo molto utile. Immagino che la gelatina abbia la sua utilità, come alle feste di compleanno, per esempio. Oppure a un picnic. O quando hai voglia di un dolce. Va bene, gelatina magica, ma voglio che sia una persona sensata ad agitare la bacchetta. Io, lo faccio io. Voi sapete chi è la persona più sensata presente qui? Il vecchio saggio elfo. Allora sarà il vecchio saggio elfo ad agitare la bacchetta. Io? Ma io non sono una fata e non so assolutamente usare la magia. Risposta esatta, è lei la persona perfetta. Oh, io non credo affatto, no. Sta commettendo uno sbaglio. Non è vero, ci vuole solo un pizzico di polvere di fata. E lei adesso è diventato magico. Il mio corpo è tutto risplendente e questo non mi piace per niente. Non si preoccupi, non rimarrà magico ancora a lungo. Adesso agiti la bacchetta e dica gelatina, gelatina, ma soltanto pochina. Gelatina, gelatina, ma soltanto pochina. Oh, ha funzionato. Posso trasformare Tata Susina in una rana? Voglio vedere se ci riesci. Sapete che vi dico? È davvero divertente! Oh, che cos'è successo? Le 7 in punto! È ora di alzarsi! Ben, la colazione è pronta! Grazie, papà! E adesso ti do una bella spazzolata! Ed ecco il tuo cappello da elfo! E il tuo orologio nuovo! Perfetto, ora sei pronto per la scuola. Ma mamma, ci vuole ancora un sacco di tempo prima che apra la scuola. Posso andare a trovare Holly? Voglio farle vedere il mio orologio nuovo. Va bene, ma non arrivare a scuola in ritardo, mi raccomando. Non ti preoccupare, gli elfi non sono mai in ritardo. E io sono un elfo. Accipicchia, signor elfo. La mattina c'è sempre così tanto da fare. Hai ragione, sono d'accordo. Il gallo ha appena cantato, principessa Holly. Per le fate è arrivata l'ora di alzarsi. Vuol dire che è già mattina. Ecco qui la tua colazione, Holly. Grazie, Tata Susina. Adesso diamo una sistematina ai tuoi capelli, Holly. Ed ecco la tua corona. Finito. Oh, di mattina c'è sempre tanto da fare. Oh, che giornata meravigliosa per fare pratica con la bacchetta. Ma Tata Susina, io stavo per andare a giocare con Ben. Principessa Holly, c'è un tempo per giocare con gli elfi e c'è un tempo per fare pratica con la bacchetta.
Per favore, Tata, io ti prometto che mi eserciterò più tardi. Va bene, ma vieni subito quando... Grazie, Tata! Ciao! Oh, dov'è Ben? Ben! Pazienza, posso sempre esercitarmi un po' con la bacchetta mentre lo aspetto qui. Allora, bacchetta, che cosa possiamo fare oggi? Sì, facciamo apparire un bel cappello. Abracadello, un bel cappello. Oh, ma questo non è molto bello. Ed è anche troppo grande. Ciao, ciao, brutto cappello. Principessa, usare la magia non è permesso qui nella nostra scuola. Solo perché gli elfi non sanno usare la magia. Gli elfi potrebbero usare la magia se volessero farlo, ma gli elfi non vogliono usare la magia. E noi siamo elfi! Principessa, puoi cominciare a lavorare su questo gufo giocattolo per oggi, va bene? Ti ringrazio, vecchio saggio elfo. Sarà meglio che prenda io la tua bacchetta per il momento, così avrai occasione di imparare in quale modo lavorano gli elfi, e cioè senza magia. Oh! Non preoccuparti, potrai riaverla indietro alla fine della lezione. Bambini e bambine, ora prendete i vostri martelli e ricordatevi di battere delicatamente! Oh no! Non volevo che si rompesse! Non preoccuparti, Holly! Lo aggiusterò io. Ho ancora la mia bacchetta magica, guarda. Ma Tata Susina, te lo ricordi che la magia non è permessa in questa scuola? Oh, dai, non devi farti problemi. Nessuno se ne accorgerà. Ziggy, Zaggy, Zufo, aggiusta questo gufo. Ma cos'è stato questo rumore? Temo che si stia avvicinando una tempesta. L'importante è che voi due non stiate usando la magia! Ti posso assicurare, vecchio saggio elfo, che la principessa Holly non sta assolutamente usando la magia. Holly, Violetta e Fragolina, siete pronte per la vostra lezione di oggi? Sì, Tata Susina! La lezione di oggi riguarda... chi c'è alla porta? Ah, Ben l'elfo! Buongiorno, Tata! Holly è in casa? Temo che la principessa Holly sia troppo occupata per giocare con gli elfi o con gli insetti. Ciao, Ben! Ciao, Gastone! Ciao, Holly! Tata Susina sta facendo lezione. Vuoi unirti a noi? Sì, volentieri! Veramente, la lezione è solo per le fate. Per favore, Tata, lascia che Ben rimanga. Ma ormai si è perso l'inizio e non ho voglia di ripetere quello che ho già detto. Ma tu hai detto soltanto... La lezione di oggi riguarda... Ti prego, lascialo rimanere. Per favore, Tata Susina. Ok, ma solo se Ben starà buono e zitto ad ascoltare. Immagino che anche un elfo possa imparare qualcosa. Grazie, Tata. Oh, quindi anche tu ti unirai a noi, giusto? Allora, quando la lancetta grande e anche la lancetta piccola sono posizionate in questo modo, significa che sono le 12 in punto. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, buongiorno a te, Tata Susina. Possiamo assistere anche noi? Certo, purché rimaniate in silenzio. D'accordo. Adesso... chi di voi sa dirmi come facciamo a capire se un orologio funziona? Lo possiamo sentire ticchettare! Oh, esatto, Holly! La risposta è giusta! Hai visto? Anche noi fate ne capiamo di orologi. Però mi sembra che voi fate non ne abbiate nemmeno uno, o sbaglio? Perché abbiamo altri modi per sapere che ore sono.
Immagino di sì. Allora, come facciamo a sapere quando è arrivata l'ora di alzarsi la mattina? Io lo so, quando suona la sveglia. Sì, esatto. Io invece mi sveglio quando canta il gallo. Chicchiricchi! Ho capito. E vediamo un po' come sappiamo che è già arrivata l'ora di andare a dormire. Quando l'orologio dice che è l'ora della nanna. Sì, è di nuovo esatto. Io vado a dormire quando sento il verso del gufo. Ma senza un orologio, come fate a sapere che ore sono? Noi usiamo i denti di leone. Guarda. Uno. Posso provare anch'io. Due. Adesso io. E tre. Questo significa le tre in punto. Comando, devi stare fermo e io ti farò apparire un nuovo cappello. Abracadello, Ben avrà un nuovo cappello. Oh! Ben, sei finito lì dentro. Oh, ma è vuoto! Significa che ho trasformato Ben in un cappello. Guarda che cappello enorme. Ecco, è Ben. Io l'ho, senza volerlo, trasformato in un cappello, Tata. Principessa Holly, devi esercitarti di più con la bacchetta proprio per questo. Infatti io mi stavo esercitando, però è andato tutto per il verso sbagliato. Allora immagino che tu l'abbia agitata in questo modo. Ho cercato di agitarla nel modo giusto, ma questa bacchetta non va affatto bene. Calmati ora, una brava fata non dà la colpa alla bacchetta. Sì, Tata Susina. Lascerò che Ben resti un cappello, così imparerai la lezione. Ti prego, fa tornare Ben, Tata. Temo proprio che non gli piaccia essere un cappello. Va bene, allora. Guarda e impara. Din don den, cappello diventa Ben. Che cosa è successo? Qualcosa deve essere andato storto, ma Tata Susina è venuta subito ad aiutarci. Grazie, Tata Susina. È stato un piacere. Ascolta, Holly, la prossima volta muovi la bacchetta delicatamente. Sì, Tata Susina. Scusami, Ben. Ti sei spaventato? Io sono un elfo e gli elfi non si spaventano proprio mai. Bene, in questo caso posso provare di nuovo. Magari più tardi. Ci vediamo. Ciao, Ben. La Tata ha lasciato qui la sua bacchetta. E una fata senza la sua bacchetta magica è come una delicata coccinella senza i suoi puntini. Povera Tata, e ora che facciamo? State tranquille, ho un piano. Troviamo la Tata, poi la salviamo e poi le rendiamo la sua bacchetta. Ma non sappiamo come fare a trovarla. E non sappiamo nemmeno come salvarla. E per finire, a noi non è permesso toccare la sua bacchetta magica. Allora è una vera fortuna che io sia qui. Io posso fare tutte quelle cose, perché io sono un elfo. Gastone, trova Tata Susina. Gastone la chiuderà senza problemi, vedrete. Urrà per Gastone! Ecco Tata Susina. Fase 1 completata. Oh, ciao! Come avete fatto a trovarmi così in fretta? Gastone ha seguito il tuo odore, semplice. Il mio odore? Per tua informazione, io non ho odore, mio caro. Tata, ho la tua bacchetta, guarda qui. Holly, non puoi toccare la mia bacchetta, non ricordi? Potrebbe essere molto pericoloso. Volevamo solo aiutarti, davvero! E tu hai detto che una fata non deve mai separarci dalla sua bacchetta? Così abbiamo pensato di venire qui per salvarti e restituirtela! È molto bello da parte vostra, davvero, ma... Il salvataggio! Si passa alla fase 2! Resisti, Tata Susina! Adesso lancerò questo lasso e ti tirerò giù di lì! Mi sembra un po' pericoloso. Credo proprio che aspetterò che cali il vento e poi scenderò da sola, d'accordo? Principessina Holly, ma che cosa hai dimenticato?
La tua bacchetta dov'è, si può sapere? Oh, non credo di averla con me. Non l'avrai per caso persa, Holly? Oh, ci sono! L'ho dimenticata sul prato. Sicura di averla lasciata qui. Non c'è più. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Che succede? Ho perso la mia bacchetta. Non potrò più fare magie d'ora in poi. Forse è una cosa positiva. Non è divertente. Non riuscirò mai più a ritrovare la mia bacchetta e così sarò triste per sempre, sempre. Non ti abbattere, Holly. Posso aiutarti io a ritrovarla? E come? Gli elfi sono molto bravi a ritrovare le cose. E io sono un elfo! Grazie, Ben! Ma se riuscirò a trovare la tua bacchetta, tu mi dovrai promettere di non trasformarmi mai più in un cappello. Te lo prometto. Ma dimmi, come farai a ritrovare la mia bacchetta? Ho in mente un piano molto semplice. Oh, benissimo! Primo, devi cercare di ricordare dove hai lasciato la tua bacchetta. In camera da letto, forse, oppure... Là. Oh. Ecco dove l'ho lasciata. Cosa prevede adesso il tuo piano? Era solo questo il mio piano. Oh. Sapevo che non l'avrei mai più ritrovata. Ciao, Tata Susina! Cosa vuoi, Ben? Adesso non ho tempo di aprire la porta a un elfo. Holly può venire fuori a giocare? Temo che la principessa Holly sia troppo occupata ora. Ciao, Ben! Ciao, Holly! Guarda, ho un orologio nuovo! Wow! Ed è un orologio vero? Certo! Senti il suo ticchettio. Lo sento! Sai dirmi che ore sono, Ben? Non ancora. Ma oggi a scuola ci insegneranno come si legge l'orologio. Davvero? Allora non vorrai certo fare tardi. Io sono un elfo e gli elfi non fanno mai tardi. Ciao, Holly! Ciao, Ben! Vorrei tanto avere anch'io un orologio. A cosa ti servirebbe, principessa Holly? Se io avessi un orologio, potrei sapere che ore sono. Noi fate non abbiamo bisogno di orologi. Abbiamo altri modi per sapere che ore sono. Quali altri modi, Tata? Per esempio abbiamo i denti di leone. Eccone qui uno. E come fa un dente di leone a dirci l'ora esatta? Bisogna contare quanti soffi ci vogliono per spazzare via i suoi semi. Si fa così, guarda. Uno. Due. Tre. Ci sono voluti 3 soffi, il che significa le 3 in punto. Voglio provare anch'io. 1. Significa l'una in punto. Wow, vuoi dire che è veramente l'una in punto? No, in realtà no, è solamente un gioco. Però oggi Ben imparerà davvero a leggere l'orologio. Posso andare a scuola anch'io. Ah... Va bene, ma sono sicura che non ti divertirai. Allora, dove ero rimasta? La lezione di oggi riguarda... Grazie, Fragolina. La lezione di oggi riguarda alcune importanti regole delle fate. Oh! Regola 1. Le fate devono essere carine, capelli in ordine... Un vestito elegante, pelle luminosa e pulita. Elfi e coccinelle non hanno bisogno di preoccuparsi di certe cose, ovviamente. Regola 2. Le fate non devono mai e poi mai separarsi dalle loro bacchette magiche. Chi lo sa il perché? Perché senza bacchette le fate non possono fare gli incantesimi. Esatto, Ben. Ci serve la bacchetta per fare le magie. Una fata senza la sua bacchetta è come... una delicata coccinella senza i suoi puntini. Tata, Gastone è un maschio e non è affatto delicato. Oh, è uguale. La cosa importante è che le fate devono sempre avere la loro bacchetta. Certo, Tata Susina. Regola 3. Se c'è il vento come oggi, le fate devono volare con prudenza. Finché rimarrete in basso andrà tutto bene.
Ma in una giornata come questa non dovete volare sopra le mura del castello. Il vento è molto forte quassù. Sì, Tata Susina. Ditemi, che cosa avete imparato finora? Le fate devono sempre essere carine e in ordine. Le fate non devono per nessuna ragione separarci dalle loro bacchette. Le fate non devono volare quando c'è troppo vento. Bene, ottimo! Vedete? Persino io sono in difficoltà quando il vento... Oh oh! Tata Susina è scomparsa! Voi credete che fosse previsto? No, io non lo credo. Tata Susina, sei sicura che quella foglia possa reggere il tuo peso? Il mio peso? Caro ragazzo, ti comunico che sono leggera come una piuma. Scusatemi, dov'ero rimasta? L'ultima cosa che hai detto è stata: vedete, persino io sono in difficoltà quando il vento... È questo il verso che hai fatto quando il vento ti ha portato via? Certo, grazie, Fragolina. Persino io sono in difficoltà quando... Tata, è tutto a posto? Sì, perlomeno sono asciutta. Le sue ali sono bagnate fradice. Non può volare. Già, quindi è bloccata su quella piccola isola. Tata Susina, sei pronta a essere salvata ora? No, aspetterò che le mie ali si asciughino e poi volerò lì da voi. Forse quell'uccello sta cercando dei vermi. Spero che la signora uccello ora non scambi me per un verme. Tata Susina è in un nido di uccellini. Non c'è alcun pericolo finché le uova non si schiuderanno. Ecco, appunto. Oh no, gli uccellini sembrano affamati. Oh, ci picchia, le ali sono ancora bagnate. Tata Susina! È un po' spiacevole, ma in fondo è solo fango. Veramente credo che siano sabbie mobili. Tata Susina sta sprofondando sottoterra. Ben, sono pronto per il salvataggio adesso. Gastone ha un fiuto infallibile. Troverà la tua bacchetta in un lampo. Sei bravissimo, Gastone. Oh, come mai Gastone si è fermato qui? E come mai sta scrutando il cielo? Allora deve essere lassù che è finita la tua bacchetta. E come? Sai per caso se può volare? Beh, la mia bacchetta è magica, ma io non credo che possa volare. Deve essere lassù da qualche parte. Se solo fosse capace di parlare per dirci dove si trova. Allora è semplice, non è capace di parlare ma sa emettere un suono. È come una specie di tintinnio. Perfetto, adesso prova a chiamarla. Va bene. Bacchetta! Bacchetta! È la mia bacchetta! Il suono arriva da lassù! È una gazza ladra! E ha preso la mia bacchetta! A loro piacciono gli oggetti che brillano! È andata troppo in alto! E non mi ha permesso volare fino a quell'altezza! Non c'è problema! Mi posso arrampicare! Fa attenzione, Ben! Sta tranquilla, Holly! Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi! E io sono un elfo! Ciao, uccellino! Possiamo riavere la nostra bacchetta magica, per favore? Bene! È stato facile! Ci picchia! Sei riuscito a convincere la gazza ad aprire il becco! Io non ne sarei mai stata capace! Sì! Gli elfi sono bravi in questo genere di cose! Buongiorno a tutti, bambini e bambine! Buongiorno, vecchio saggio elfo! Ah,
Tata Susina! Buongiorno, vecchio saggio. Buongiorno. La principessa Holly vuole sapere che cosa fate qui nella vostra piccola scuola. Molto bene. Allora Holly può unirsi agli altri. Oh, che bello! Ma è proibito usare la magia oppure volare, capito? Va bene. Holly, siediti vicino a me. È proibito volare. Usate i piedi, per favore. Volare non è permesso nella scuola degli elfi. Solo perché gli elfi non hanno le ali. Sì, esatto, è così, Tata Susina. Gli elfi non hanno le ali. Però ti ricordo che abbiamo un ottimo udito. Inoltre, gli elfi sono molto bravi a costruire giocattoli. Quindi quest'oggi impareremo a costruire giocattoli. Urrà! Adesso riprenderemo da dove ci eravamo interrotti la scorsa lezione. Io sto costruendo una macchinina. Io sto costruendo una paperella. Io invece un elicottero. Io ho una barchetta. Io sto costruendo un bel rospo. Io un coniglietto. Io sto costruendo un robot. Vedo purtroppo che la principessa Holly non ha un giocattolo. Ma non importa, ne faccio subito apparire uno. Bacchetta magica, muoviti così e fa subito apparire un bel giocattolo qui. Oh! Decolla, Gastone! Presto, sbrigati! Tata, cerca di resistere! Adesso proverò a prenderti al lasso per tirarti fuori di lì! È troppo pesante! Gastone, tira! Non mollare! Urrà! Tata Susina! Hai un odore disgustoso! Beh, almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo! Cielo, sei proprio tu, Tata Susina? Sì, Regina Cardo. Sto insegnando alle fatine delle importanti regole. Eccellente! E quali regole delle fate hanno imparato? Prima regola: le fate devono sempre apparire carine. Capelli in ordine, vestito elegante, pelle luminosa e ben pulita. Certo. Ora stavo mostrando alle bambine che cosa non devono fare. Regola 2: le fate non devono mai separarci dalle loro bacchette. Sì, fragolina. Riccardo non ci ha chiesto ogni minimo dettaglio. Sì, è vero. Sembri avere tutto sotto controllo, Tata. Prego, continua. Vi ringrazio, vostre maestà. Non ti sembra che la Tata avesse un odore cattivo? Era lei. Credevo fosse la coccinella. Allora, dov'ero rimasta? A un tratto è urlato. E questo è il verso che hai fatto quando sei caduta nel fango. Ti ringrazio, fragolina. Credo che la lezione di oggi possa dichiararsi conclusa. È stata una lezione bellissima, specialmente la parte più avventurosa. Sono felice che ti sia piaciuta e grazie tante per avermi salvata, Ben. Ah, è un sollievo riaverti con me. Basta, basta, basta! Quello che insegni loro è assurdo! Ma è divertente! Imparare a leggere l'ora non è divertente. Immagino che nessuna di voi fate sappia dirmi che ore sono in questo momento. Sono le 12. Ah, esatto, Holly. Bravissima! Wow! E come facevi a saperlo? Per la posizione del sole che brilla alto nel cielo. In realtà io so che è ora di pranzo perché la mia pancia comincia a brontolare. Ma che sciocchezza! Pensala pure come vuoi, ma la mia pancia non si sbaglia mai. Oh, è davvero ora di pranzo? La scuola è finita per oggi, bambini! Evviva! Holly, vuoi venire a giocare da me oggi pomeriggio? Sì! Ti aspetto! Vieni a casa mia a farmi compagnia! Non preoccuparti, verrò a trovarti! Adesso è il momento di pitturare i vostri giocattoli. Ricordatevi di essere precisi. Riuscire a pitturare bene è una cosa molto, molto difficile.
magia. Fare qualsiasi cosa senza magia è molto difficile. Sta tranquilla, penso che tu lo possa usare solamente un pizzico di magia. Oh, ne sei proprio sicura? Fidati di me. Zig, zag, Zora, pittura il giocattolo. Principessa, per caso hai appena usato la magia? No, vecchio saggio elfo, non lo farei mai. Credo che sia la tempesta che sta arrivando. Temo sia sempre più vicina a questo punto. Potete spiegarmi che cosa c'è di così divertente, bambini? Vecchio saggio elfo, che cosa dobbiamo fare adesso? È un'ottima domanda, Holly. Adesso dobbiamo dare la carica ai giocattoli. Guardate, funziona! Wow! Forte! Coraggio! Su, fa qualcosa! Tata Susina, il mio gufo non funziona! Non ti preoccupare, adesso gli darò un piccolissimo aiuto. Tata Susina, per caso hai appena usato la magia? Ho fatto solamente un piccolissimo incantesimo. E la splendida principessa visse per sempre felice e contenta. La storia è finita. È ora di dormire, Holly. Ma papà, non ho ancora sentito il verso del gufo. Ed ecco il verso del gufo. E poi il feroce drago mangiò la strega. Così tutti quanti vissero per sempre felici e contenti. La storia è finita. È ora di dormire, Ben. Ma mamma, la mia sveglia non ha ancora suonato. Hai sentito? L'ha fatto adesso. Buonanotte, Holly. Buonanotte, Ben. Per facilitare le cose. Tu sei una fata davvero indisciplinata. Mi dispiace, vecchio saggio elfo. Archiviamo la faccenda, non parliamone più. Adesso, Holly, vediamo che cosa può fare il tuo gufo. Non fa proprio niente, si è rotto. Forse avete usato troppa magia e si è inceppato il meccanismo. Io posso aggiustarlo. Sono molto brava ad aggiustare le cose. Ho fatto. Così dovrebbe andare. Urrà! Ti ringrazio, Ben. Io ho cercato di lavorare come fanno gli elfi. Sì, certo, Holly. Lo so che ci hai provato. Ma non è affatto facile costruire giocattoli senza poter usare la magia. Però è facile per noi, perché noi siamo elfi! E adesso, Holly, tieni, puoi riprendere la tua bacchetta. Ti ringrazio. Ma ricorda che non puoi usare la magia finché non avrai lasciato la nostra scuola. Certo, vecchio saggio elfo. E questo vale anche per te, hai capito, Tata Susina? Certo, vecchio saggio elfo. È qua dentro. Benvenuta, principessa Holly. Ciao, vecchio saggio elfo. Guarda, questo è il grande orologio degli elfi. Wow. Ed è l'orologio più preciso del mondo. Cosa vuol dire esattamente che è preciso? Significa che non può sbagliare. Dice sempre l'ora esatta. Più o meno è così, Ben. Io lo regolo ogni sera quando sento il suono delle campane. Di solito suonano all'incirca quest'ora. Da da dam da do di dam. Da 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 di dam. Oh, la mia pancia sta brontolando. Il che significa che è arrivata l'ora di cena. È ora di cena! È ora di cena!
Le campane! Le campane! Devo regolare le lancette dell'orologio. Ma quella è solo Tata Susina. Che cosa vuoi dire? La tata suona la campanella ogni sera, quando arriva l'ora di cena. E come fa Tata Susina a essere sicura che è ora di cena? La sua pancia inizia a brontolare. Cosa? Vuoi dire che ho sempre regolato il grande orologio degli elfi in base al brontolio della pancia di una fata? Sì! A quanto pare la pancia di Tata Susina è estremamente precisa. È davvero ora di cena. Ciao, Ben! Ci vediamo domani, Holly! Vecchio saggio, che cosa stai facendo? Mi diverto un mondo! La magia non deve essere divertente! Che cosa succederebbe se chiedessi moltissima gelatina magica? Provaci, vediamo! Gelatina, 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 stavolta ne voglio tantina! No, si fermi, così scatenerei una! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Tata Susina! Non sono stata io, è stato lui! Questo è davvero ridicolo! Gli elfi non utilizzano la magia! A dire il vero, vostra maestà, è colpa del vecchio saggio elfo! Persino la signora Ficus racconta bugie adesso? È la verità! È stato il vecchio saggio elfo! Oh, cielo! Mi spiace, sono stato io a fare l'incantesimo. Certo che è buffo, il vecchio saggio elfo si mette a usare la magia. Ah, è proprio un birichino. Sì, ma io l'ho fatto solo per dimostrare che la magia in fondo crea sempre tanti problemi.